Prima hai detto, c'è stato detto 150.000 euro, poi alla fine sono stati fuori 300.000. Chi vi ha detto 150 e poi alla fine chi vi ha detto invece erano 300? La banca o la società? No, ma no, non ho detto questo, ho detto che noi ci eravamo impegnati a garantire 150 perché fin da subito il disavanzo era di 320.000 euro. E abbiamo detto 150 è una cifra che in 15 giorni pensiamo di farcela raccogliere. Ok, quando siamo andati in banca la prima volta, questa poteva essere una cifra intesa come un dato che poteva essere sostenuto poi dalla banca, la differenza. Purtroppo, come hai sentito tu ieri presente, non era tanto dargli la cifra, ma una garanzia che tutto l'impegno che la banca avrebbe dovuto poi mettere sulla finanziaria, la società per coprire questo, non avrebbe avuto dall'associazione la garanzia, perché la chiedeva da un terzo, non dall'associazione. Ed è per questo che ho trovato assurdo aver parlato la prima volta in una direzione, parlato di associazione soltanto. Cioè, veniva detto, guarda, raccogli 5 imprenditori che raccolgono 50.000 euro a testa, ne avrei fatto probabilmente con più facilità, ma allora avremmo costituito una società di 3 imprenditori, ok, e non di un'associazione, e non avremmo probabilmente tenuto il portogallo, avremmo chiesto di comprare le quote della società entrando o comprando la società. Ma allora lì devi andare a fare un atto notarile, vedere i bilanci. Mi permetti, non è una cosa che fai in 15 giorni, ok? Oggi, se io fossi iscritto in C2 e voglio comprare la società, mi metto a tavolino con gli specchi e faccio il ragionamento e dico quanto vuoi, cosa vuoi, prendo il mio commercialista e faccio una loro. Ma in 15 giorni l'unica soluzione era l'associazione, che avrebbe garantito il pagamento delle quote. Funzionava tutto, tanto che non è che l'abbia fatto io, l'ha fatto noti personaggi di Portogruaro che hanno detto questa è una cosa che funziona benissimo. Da un lato c'è una onlus che non ha scopo di lucro, per cui non ha niente. Dall'altro si costituisce un giornale con una partita IVA e si sponsorizza, ma avremmo prima dovuto costituire il giornale, perché prima di costituire il direttivo della Onlus. Qui ci vogliono minimo altri 2 mesi per mettere a posto le cose. Allora, se la banca ci finanzia in 3 anni questa operazione, come era giusto che fosse, e ha la fiducia che gliela paghiamo al Portogruaro, finanzia il Portogruaro, punto. Da un lato gli viene tolto via un mutuo sul bilancio, ci sarà qualcos'altro sotto, scusate, non l'ho capita e rimango qua molto perplesso, perché io ci credevo fino a ieri e continuo a credere che abbiamo fatto il massimo, per cui se va così vuol dire che dovrebbe andare così. Quella crisi è un po' lì da anche proprio un'altra. Io se doveva andare così vuol dire che c'è un motivo e va bene così, applaudiamoci lo stesso.